Quando Cristiano Ronaldo firmò per la Juventus 4 anni fa, si enfatizzò molto il significato commerciale dell'arrivo di Cristiano Ronaldo. Mi pare invece che non si stia sottolineando adeguatamente quello che può essere il significato di Paul Pogba e del suo ritorno alla Juventus, proprio in termini di commercializzazione del brand Juventus oltre che del brand Pogba e quindi di sponsorizzazioni e di tutta la serie di ricavi che possono girare intorno al ritorno del centrocampista francese in maglia bianconera, soprattutto in una stagione in cui ci sarà il mondiale e soprattutto con il fatto che la prospettiva di Pogba è di rimanere diverse stagioni a Torino. Buongiorno, benvenuti a questo nuovo video. Parliamo di Pogba, se ne è parlato moltissimo naturalmente in questi giorni, ma mi pare, l'ho già detto, lo ripeto, che si sia enfatizzato poco il significato economico e commerciale del ritorno di Pogba. È come se la sua partenza per Manchester abbia fatto perdere di vista cosa effettivamente rappresenta Pogba oggi come calciatore e uomo immagine, oltre che come interprete sul campo delle vicende calcistiche juventine. È chiaro che poi il tifoso juventino sarà più interessato al Pogba calciatore, ma c'è molto di più, anche perché quando arrivò Cristiano si enfatizzò molto questo aspetto, che invece sembra sfuggire ai più in questa situazione. Vi ricordo di mettere like se vi piace questo video, attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Sapete che ogni giorno produco nuovi contenuti di economia sportiva e non solo. E naturalmente iscrivetevi al canale. Come dico sempre in questi giorni, ragazzi, il campionato sta arrivando, ci saranno tantissimi temi, continueremo a parlare ogni giorno e porterò anche nuovi contenuti, ma dobbiamo davvero continuare a crescere. Abbiamo un po' rallentato ultimamente, continuiamo a crescere. Ragazzi, il punto è molto molto chiaro. La Juventus viene da una ricapitalizzazione di 400 milioni e probabilmente chiuderà con 200 milioni di perdita al giugno di quest'anno. Il piano 2019-2014 dice molto chiaramente: bisognerà proseguire nella strategia commerciale di valorizzazione del brand. È chiaro, non è una grandissima dichiarazione di intenti, ma è molto importante nella sostanza perché ci dice qual è l'importanza di Pogba. Io dico questo: il vero sostituto di Cristiano Ronaldo è Pogba. Lo è dal punto di vista commerciale, naturalmente. Ebbene, teniamo presenti due cose. Con l'arrivo di Cristiano Ronaldo, la Juventus arriva a 146 milioni di sponsor e porta in casa 44 milioni in termini di merchandising. Lo abbiamo ricordato in altri video, i calciatori non si ripagano con le magliette, ma la Juventus ha un vantaggio in più. La Juventus ha internalizzato il merchandising e il licensing e quindi avere giocatori immagini importanti come Paul Pogba è particolarmente strategico ed è fondamentale anche lavorare su un altro concetto per capire l'aspetto proprio strategico dell'affare Pogba. Innanzitutto perché stiamo parlando di un giocatore francese con 90 milioni di follower, il quinto più importante su Instagram, che oggi dal punto di vista del marketing è la vera piattaforma dominante che richiama l'attenzione del mercato, delle aziende, dei brand, eccetera. Vedete tutti ormai investire in influencer e chiaramente un calciatore come Pogba e il calciatore in generale è un influencer per definizione. Pogba che poi rappresenta anche le Nazioni Unite col progetto Global Goals. Ed è un modello di inclusione, è un calciatore che da tutti i punti di vista rappresenta un valore. Recentemente, questo lo dobbiamo ricordare molto chiaramente, Sports Pro Media lo ha inserito nuovamente nella classifica dei giocatori
con maggiori potenzialità commerciali. Decimo posto gli assegna Sports Pro Media, che chiaramente guarda anche agli emergenti, a quelli che vengono prima di lui, e poi guarda molto, con molta chiarezza anche ai mercati specifici. Ecco, quello di Pogba è un brand complessivo. Non vi sarà sfuggito, peraltro, negli ultimi giorni, che Andrea Agnelli ha preso posizione sulla questione dei diritti, sulla vicenda dei diritti omosessuali e quant'altro. Ecco, è un'operazione che ci fa capire chiaramente come la Juventus sia entrata nell'era del brand activism. Di cosa si tratta? Storicamente le aziende preferivano rimanere distanti da temi sociali, da temi di rilevanza politica, diciamo così. Oggi come oggi ci sono temi di rilevanza politica che globalmente hanno una risonanza che va oltre la politica, che sono percepiti come temi comuni a tutti e sui quali le aziende si spendono. Ci sono tanti e tanti studi di mercato che fanno capire come oggi il consumo si muove anche nella direzione, o meglio, viene mosso da quelle aziende che si schierano apertamente, che dicono da che parte stanno. Voi potete esprimere il giudizio che preferite, c'è chi magari io stesso sono forse per età più portato alla neutralità del marchio, ma oggi il brand activism, quindi l'intervento, la espressione dell'azienda in temi di diritti e quant'altro è percepita dai più come un valore e la Juventus con la presa di posizione del suo presidente fa chiaramente capire di muoversi in questa direzione e i temi chiave sono diversità, inclusione e ambiente. E come detto, Paul Pogba da questo punto di vista rappresenta il migliore dei testimonial. Quindi sponsorizzazioni, merchandising, tutto quello che si muove intorno al mondo Pogba. E aggiungo una cosa. Quando Cristiano Ronaldo arrivò alla Juventus, io feci una riflessione che era un pochino, non è strano, controcorrente rispetto a quello che veniva fatto, perché Cristiano Ronaldo rappresentava un prodotto maturo per il mercato. Cristiano Ronaldo è recordman per sottoscrizioni di accordi commerciali in quasi tutte le categorie merceologiche, una cosa capillare che non si era mai vista. Ebbene, Pogba ha seguito strategie completamente diverse, ragiona solo con grandissimi marchi, fa operazioni molto mirate e lascia molto in questo senso alle operazioni eventuali di sponsorizzazione con la Juve campo libero per inventare, per creare nuove potenziali sinergie. E come detto, rappresenta un ottimo testimonial per una Juventus che si proponga sul mercato come brand attivo su alcuni temi di rilevanza, diciamo così, politico-sociale, che non vengono percepiti come politici, che sono politici, ma che hanno una chiara valenza sociale e che oggi la maggioranza delle persone, in particolare il pubblico giovane, percepisce come fondamentali nello schierarsi accanto ad un club, accanto ad un brand. Se ricordate, ad esempio, sulla questione Black Lives Matter, ci fu uno schieramento quasi immediato di tanti club inglesi. I nostri arrivarono un po' in ritardo, in qualche modo, o in alcuni casi non arrivarono del tutto, anche perché da noi questo concetto, che è un concetto molto internazionale e molto meno italiano, se così vogliamo dire, stentava in quel momento a entrare. Ecco, c'è un orizzonte entro il quale la Juventus sembra muoversi, un orizzonte che è un orizzonte di marketing, cioè di creazione del mercato e del brand, ed è un concetto che poi si rivolge ai mercati del merchandising e delle sponsorizzazioni. In questo senso, Pogba è il nuovo CR7, il nuovo uomo simbolo dal punto di vista commerciale della Juventus. Sarà fondamentale vedere l'evoluzione di questo. Di Cristiano abbiamo detto qualche settimana fa, e vi lascio il video in descrizione, che
lo sviluppo delle sue potenzialità poi non fu totale, vedremo come accadrà, cosa accadrà con Paul Pogba. Grazie per essere stati con me, ci vediamo presto sul mio canale.